Ma in fondo che mi importa? Oh, e c'è quello là che mi sta perseguitando, quella guardia. E io però faccio così e ti vado in culo, sai? Seguimi. Ma dobbiamo muoverci in fretta. Riesci a starmi dietro? Nessun problema. Sta a vedere quante volte lo falliamo adesso, eh? Ci si vede là. Ezio, stai pure fermo, eh? Ti preoccupa. Mi fa sbloccare le corse questo? Probabile. Che cosa ci fai ancora là? T'ho detto di... sai, non posso muoverlo. Ok, ci arriveremo, ci arriveremo. 110 metri sono fattibili. Sì, sì, ci si fa, ragazzi. Palese ci si fa. E dai, è namo. Siamo arrivati. Francesco De Pazzi sta incontrando delle persone in quella chiesa. Come ci arrivo? Ci sono delle catacombe nel sottosuolo della città. Ti porteranno in un punto dove potrai udire tutto ciò che viene detto. Oddio, sì, adoro sta missione. Di pietra, girala e spingila in basso. Grazie di tutto l'aiuto, Volpe. Buona fortuna. Grazie. Ma no! Vabbè, l'ha voluto fare apposta, ok. Interagiamo. Dita così, bravo Ezio, bravo, bravo, bravo. Vedo che impari bene. Posto molto accogliente, vero? Ne conciliavo lo segreto. Più segreto di così, penso ci sia veramente poco. Via. Andiamo col primo. Queste missioni qua di parkour sono veramente belle. Cioè, trovatemi un aggettivo per dire belle, aiutatemi. Vabbè, da easy. Oddio. Che devo di cadere. Bravo. Bravo. Sapevo. Beh, ma è rimediabile. Insomma. A stronzo. Yes, così. Ok, fin qua abbastanza facile. Adesso apriamo il coso. Ci dovrebbe essere il tuffo adesso. Se non vado errato. No, c'è andare su. È dopo il tuffo. Se non lo attivo, bravo Adri. Bravo. Bravo. Adesso c'è il tuffo.
Boom. Per quanto tempo dobbiamo stare qui, Saverio? Fa freddo. Saverio, a caso. Essere pazzi ci paga. Ilario. Ilario. Non vedo l'ora di tornare a casa da Elena e dirle quanti soldi abbiamo fatto stasera. Ce l'apri la porta. Ok, credo che si cominci da qui, forse. Yes. Vieni qua, amore mio. Ops. Giù. Madonna, come mi diverto a fare ste cose. Voi non avete idea. Là, dovete prenderlo. No, e non mi avete preso. Che peccato. Ma che peccato. Ma che peccato. Interagisci. Pulito. Ok, intanto lì sotto ho visto qualcosa di interessante. Esattamente uno scrigno. E ovviamente lo andò a prendere, no? Che fa? Lo lasci lì? No, che non lo lasci lì. Ovviamente, dato che stiamo facendo parecchia grana, proporrei a fine missione di andare a dare un'occhiata ai potenziamenti della villa. Cosa buona, onesta e giusta. Diavolo, la porta. Resta di guardia mentre vado a controllare. E doveva essere un lavoro semplice. E vieni a controllare allora. Forza. Se sento qualche rumore, corro all'altro posto di guardia e che Dio mi aiuti. Che noi la porta l'abbiamo aperta. Adesso c'è solo da passare dentro. Vai, comincia la lotta. Scherzi col fuoco, zio. Potresti anche abbatterlo, eh? Esattamente così. Saverio, adesso torno insieme agli altri. Devo trovare una via d'uscita. Vieni qui. Prima che mi uccida. Vieni qui che ti vizio. Vieni qui. Lasciami in pace. Tanto fino a un certo punto non lo posso ammazzare. Quindi è anche inutile provarci. Sto popò di stronzo. Meno male. Me ne sono accorto prima. Credo di avercela fatta. Devo trovare una via d'uscita. Prima che mi uccida. Tanto ti uccido lo stesso. Forse ne hai capito.
Avevo già preso sta strada perché lo sapevo. Fatti raggiungere, forza. Più veloce. Più veloce. Più veloce. Più veloce. Come faceva Salmo? Mi segue. Prendetelo. Vabbè, in fondo ci è arrivato. Apri la porta. Si fa così, sapete? No! Perché pugnali da lancio, no? Cos'è sta stregoneria? Là! Addosso! Tutto bastardo che corre. Ragazzi, riproviamo! Fuori uno. Pazienza, ragazzi. Paratura. Fuori due. Ora! Ricordate come ci siamo liberati di... Fuori un altro. Fuori, andiamo. E abbattilo, forza. Sti qua sono i più stronzi. Eccolo lì. Così si fa. E dai, easy, su. Forza. Ci può arrivare, eh? Aspetta, ma qua che c'è? Niente, dimmi che almeno c'è uno scrigno. Uffa, non c'è niente. Però me lo potevi mettere, eh? È vero che poi non ci sarei potuto tornare, quindi buona, però... Me lo potevi anche mettere. Et benedictio Dei Omnipotens, Patris et Fili et Spiritus Sancti, discendat super vos et maneat semper. Grazie, padre. Bernardo? È tutto qui. Spade, bastoni, asce, armature, archi. Ai nostri non mancherà nulla. Immagino che questo dono indichi il benestare del Papa. Ci ha dato la sua benedizione. Che nessuno rimanga ucciso. Saremo tutti al Duomo domattina, signore. Abbiamo collocato l'esca, ma non è stato facile. Quell'idiota continua a cambiare piani. Sì, dovremo assicurarci che Giuliano scenda dal letto per andare in chiesa domani. Ah, la congiura dei pazzi. Certo. Sospettino qualcosa? Impossibile. I medici sono troppo arroganti o troppo stupidi per accorgersene. Un po' tutte e due. Non sottovalutare il nemico, Francesco. Bravo. O ti sei già scordato di come tuo figlio è stato assassinato? Stavolta non ci coglieranno di sorpresa, maestro. Avete la mia parola. Molto bene. Ora devo andare. Ho altre faccende da sbrigare prima di far rientro a Roma. Signori, domani un nuovo sole sorgerà su Firenze. Che il padre della comprensione ci guidi. Che il padre della comprensione ci guidi. Apri il sarcofago, ma c'è due scrigni che io prendo molto volentieri. È identica a una di quelle a Villa Auditore. Mi sa che sei incappato in una delle tombe degli assassini di cui parlava lo zio di... Oh, la casualità, vero? Raccogliamo la prima... parte su 6, il primo pezzo dell'armatura di Altair. Eccolo lì. No! Aspetta, aspetta, no. Ok. Trova l'uscita. È lì. Un sigillo su 6 e non c'è altro. Ok. Mi chiedo bene, tipo tutti i quadri fossi lì. Se sono un cleptomane. Proverei tutto.
Adesso andiamo a dare un'occhiata a cosa succede a Monteriggioni, alla villa, perché abbiamo qualche soldino da investire. Più di qualche soldino. So dove sarà Francesco e quando. Tuttavia... Che accade? Ho udito qualcosa. Hanno armi sufficienti per un battaglione. Persino il Papa ha dato il suo appoggio. Questo è tipico di Sisto. Che diavolo hanno in mente di fare? Non sono riuscito a carpire i dettagli, ma riguarda i medici. E avrà inizio domani mattina al Duomo. I medici assisteranno alla funzione della domenica? Assieme al resto di Firenze. Intendono farlo nel bel mezzo della Santa Messa. Beh, mi darò l'occasione per confondermi tra la folla, avvicinarmi e porre fine a questa follia. Se ci riescono, se perdessimo Lorenzo e Firenze cadesse in mano ai pazzi... Questo non accadrà, promesso. Perché noi li faremo fuori. Che tu abbia ragione. È sparito. Attenzione perché c'è una barca da derubare. E lo faccio subito. Tanto Ezio può nuotare. A differenza di Altair, fortissimo, ma non nuota. 2381 è per quello che volevo tornare a Monteriggioni, perché penso che ci avviciniamo ai quasi 10.000 fiorini. Solo che mi serve una stazione di posta. E non è così lontana. Pensavo fosse più lontana. Domino. Nessuno dei miei clienti. Ok, tingi abiti? No, c'è niente. Saprò aiutare. Porri a Scalogno! E tua madre a Codogno! Aiuto, un assassino! No, io lui lo voglio però. Guardie! Oh, lo posso ammazzare? Vi prego, lasciatemi in pace! Dio protegge gli estrati nervi fino alla vittoria. Lo so, ma io devo derubare. C'è cazzi. Mi servono i suoi mani. I suoi mani. 1503. È come se mi servono. Ho distillato un elisir di piombo e melograno. Bravo, tientelo per te. È suonato. Dannazione, ma che vi prende? Allora, da quale parte del corpo preferisci che inizi a tagliare? Mi fa morire. Boh, sarà una scommessa fra ubriachi. Sicuramente. E ridaglie. Grazie, molto gentili siete. Comunque questo gioco è semplicemente perfetto. Vabbè, ogni tanto c'è qualche bug, però è assolutamente sopportabile. Avete presente il meme? It was perfect. Perfect. Ecco. Membri dell'arte della seta, badate ai minerali. Ed è stata abbastanza lunga questa missione qui. Vabbè, ne abbiamo fatte due insieme. E adesso andiamo anche a controllare la villa, però. Diversamente dal solito, praticamente. Questa volta siamo durati di più. Abbiamo finito le scene sacre. Fatevi avanti. Prevedo che almeno due cose riusciamo a restaurarle. Due cose da 4.000 fiorini. Sono fiducioso. Ce la possiamo e dobbiamo fare. 11.075, voglia te. Buongiorno. Salute, Ser Ezio. Diamo un occhio alla lista? Diamo un occhio alla lista, andiamolo.
Allora direi... Boh, 3, 6, 9, perfetto. Bordello. Caserma. E Gilda dei Ladri. Tutto in perfetto equilibrio, gli altri ovviamente con 2075. E basterebbe solamente 1000 in più per aumentare il fabbro, ma va bene così. Rendita di Monte dei Giorni più 19.000. Ah, sì. Adesso però voglio vedere qualche miglioramento fuori. Ah, un po'. Un po'. Non del tutto, però. Anche le torri, vedete, cominciamo a ragionarci. Cominciamo palesemente a ragionarci. Intanto almeno posso andare a raccogliere i famigerati tesorini che sono praticamente imprendibili, perché ci voleva un potenziamento un pochino più tosto. Però cioè praticamente abbiamo quasi migliorato tutta la villa. Manca veramente poco. Cioè, anche un aspetto assai migliore.